Eravamo attratti l'uno dall'altra, ma ho sentito che tra noi c'è un muro che non c'è mai stato con altri uomini. Hai giocato a football, ma non è lo sport a definire chi sei. Ho dovuto reprimere il vero me. Dalle scuole cattoliche allo sport, il mondo in cui vivevo mi diceva di non essere gay. Non voglio che essere me stesso significhi vivere nel peccato. Perché vivere agli estremi? Perché volevo solo essere etero. Hai paura di dirlo a tuo padre? Avere quella conversazione con lui mi terrorizza. Tu chi sei? Questa è la domanda a cui devi rispondere.